Buongiorno e benvenuti al decimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina. Questo episodio tratta per certi versi di Guglielmo Tell e del Medioevo in stile Il Trono di Spade o Game of Thrones. Vi domanderete adesso un momento che c'entra Guglielmo Tell con l'Austria, con Vienna, e adesso ci arriviamo. Brevemente riassunto: Guglielmo Tell di Friedrich Schiller, 3 storie in una, c'è una storia d'amore, la storia chiaramente di Guglielmo Tell ed altrettanto degli svizzeri che erano stati un po' soggiocati, si può dire, dagli Asburgo, non solo, e cercano di liberarsi. Ora, cosa c'entra con gli Asburgo tutto ciò? Dobbiamo tornare all'ultimo episodio in cui vi parlavo di Rodolfo I di Asburgo, che divenne il primo re dei tedeschi della famiglia asburgica, che aveva sconfitto il re di Boemia, Ottokar Czemysl. Questo Rodolfo I ha svariati figli. Fra cui anche un Albrecht, che diverrà il prossimo re dei tedeschi, e un Rodolfo. Allora Rodolfo I, sempre di Asburgo, deve decidere come mandare avanti il suo regno dopo la sua morte. E decide prima, ok, facciamo così, che lo consegno a tutti i due figli assieme e dovranno regnare assieme su questo regno. Però i nobili austriaci dicono, no, questa cosa non va bene, o lo dividi o dai tutto ad uno. Cosa fa Rodolfo? Dà tutto ad Albrecht e dice che Rodolfo sarebbe stato in un qualche modo ripagato della sua perdita, o con soldi o con altre terre. Rodolfo I muore e il Rodolfo, l'altro figlio, aveva sposato una donna di nome Agnes, che era la figlia di quell'Ottokar Czemysl, che aveva un altro figlio di nome Ottokar, che diverrà il prossimo re della Boemia come Ottokar il III. Ottokar il III muore perché viene assassinato. Agnes e Rodolfo hanno un figlio, il figlio si chiama Johann, chiamato Johann Parricida o Johann di Schwaben. Che succede? Il figlio, questo Johann Parricida, è un pochettino arrabbiato perché non aveva ricevuto né la ricompensa economica e nemmeno qualche terra. Però spera che magari, siccome muore appunto il re della Boemia, lui sarebbe potuto divenire il prossimo re della Boemia. Però anche lì lo fregano, perché Albrecht dice no, non diverrai tu il re della Boemia, ma diverrà mio figlio. Potete immaginare che così contento Rodolfo, anzi Johann, non è stato. E allora che cosa succede? Succede che lo attende, gli fa un'imboscata vicino alla città di Wildisch, nella Svizzera odierna, dove oggi c'è anche il monastero di Königsfelden, lo attende e lo uccide. Viene assassinato con un colpo di spada nella testa, bella roba, vi dicevo, stile appunto Trono di Spade. Lui poi dopo dovrà andare, prima passa, rimane nella Svizzera, poi va in Italia dal Papa, dove cercherà in un qualche modo di mettere le cose a posto, e morirà a Pisa, dove a Pisa c'è una chiesa, dove c'è anche appunto una sorta di lastra col nome di questo Johann Parricida. Cosa c'entra tutto questo con Wilhelm Tell? In Wilhelm Tell compare il nome di questo Johann di Schwaben, il quale si reca da Guglielmo Tell per, diciamo, chiedergli aiuto. Guglielmo Tell gli dice no, tu devi andare dal Papa, cosa che poi accadrà. E perché vi racconto questa storia a Vienna? Perché Guglielmo Tell venne scritto da Friedrich Schiller e Friedrich Schiller lo vedete lì. Questo è il monumento dedicato a Friedrich Schiller e con questo io vi saluto. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Se vi è piaciuto, come sempre, un bel pollice in alto, lasciatemi qualche commento e mi raccomando, abbonate il canale. Ci vediamo la prossima settimana per il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Vi auguro tutto il bene nella vita, rimanete come al solito sani e soprattutto divertitevi. Ciao!
Come si dice in italiano? La... Mario, wie heißt die Stadt? Tu weißt es nicht. Guerra del Trono? Come si dice in italiano, Max? Lo sai? Di storia energetica hat's nicht gepasst. Non lo sai. Non lo sai neanche tu. Non lo sa nessuno.